con quelli che mi seguono o ci seguiranno in futuro, abbiamo avuto problemi, non ha funzionato il computer, per cui niente, facciamola dal cellulare e vediamo la prossima volta. Allora, una preghiera, visto tanti problemi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina degli Apostoli, prega per noi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benvenuti, benvenuti davvero a questo nuovo inizio della lettura Dantis. Io oggi ero molto, molto indeciso su cosa fare, allora io direi di iniziare con l'inizio. Non è banale iniziare con l'inizio. E l'inizio della commedia praticamente tutti la conoscono, anche se non a memoria, ma qualcuno l'avrà sentita. Suona così. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura è sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Tante amara che poco più è morte. Ma per trattar del ben che vi trovai, vi dirò dell'altre cose chi vo scorte. La commedia inizia così, l'abbiamo già sentito tante volte, e appunto inizia con questa dichiarazione dell'autore che parlerà di se stesso. Parlerà di se stesso. La commedia è un diario spirituale di un disgraziato, no? Forse uno dei più grandi disgraziati del tempo. E proprio perché è un diario spirituale, per capirla è necessario avere perlomeno un'idea della vita di questo disgraziato, di questo disgraziato che non è santo, no? È un autore molto stimato dal cattolicesimo, e tra parentesi, nell'ultimo secolo sono stati sette i testi papali diretti su Dante, l'ultimo del Papa Francesco l'anno scorso, Candor Lucis Aeternae, una lettera apostolica per l'anniversario, che io vi consiglio di leggere perché è come un'introduzione, ma ce ne sono stati altri sei, di cui non parlerò questa volta. E vi farò una vita cercando di accorciarla, anche perché non potendo proiettare il PowerPoint fuori, forse è meglio che neanche voi, no, voi ve lo proietterò, ma ecco, anzitutto rapidamente, sì, questa era l'introduzione, la vedremo alla fine, pazienza. Allora, la vita di quest'uomo, prima di tutto una spolverata, siamo... Dante nasce nel 1265, quello che vedete nell'immagine, quelli che sono in aula, è l'Europa più o meno di quel tempo. Voi vedete che c'è un disastro di stati, no? Un disastro. Ma se noi prendiamo a caso delle date del Medioevo, è che non si può sottolineare quanto è vivace quel periodo, è davvero troppo vivace. Per fare una carrellata, beh, voi avete lì delle date, ma solo per farvi un'idea, nei 250 anni, nei 200 anni che precedono Dante e lo accompagnano, ci sono stati sette concili ecumenici. Voi contate che da Trento al Vaticano I ci sono stati 300 anni. Cioè in 300 anni ce n'è stato uno. In quel tempo ce ne sono stati sette in poco più di 200 anni, no? Tra cui il Laterano IV, ovviamente molto importante, ma non solo, anche il Leone II, no? È l'epoca di Francesco Domenico, poco prima, e poi è il secolo, il XIII, quando nasce Dante, di San Tommaso d'Aquino e di Bonaventura, di Giotto, no? E qui solo per dirvi i maggiori, perché ovviamente... Ma è il secolo, subito dopo, quando il Papa lascia Roma e va in Francia. No? È il secolo dove inizia la guerra dei cent'anni e poi finisce un grande periodo di prosperità con la peste nera che qui metto quando Dante è già morto. Comunque è una grandissima vivacità, si potrebbe sottolineare tantissimo rispetto alla vita di santità, rispetto alle altre vite, però con questo è quello che posso dirvi perché voglio
oggi voglio portarvi i primi due canti, per cui sarà intensa la lettura. Dante nasce nel 1265, io vi scorro il PowerPoint, ma vado più in là del PowerPoint, da una famiglia di una piccola nobiltà, e a 8 anni rimane orfano di madre. E a 9 anni, nel 1274, incontra per la prima volta Beatrice. È un incontro che gli cambia la vita, no? È molto importante questa data. Sottolineo che nel 1274, quando Dante incontra Beatrice, è l'anno in cui muoiono San Tommaso e San Bonaventura. Questa, nel piano del Signore, secondo me, non è una coincidenza. Si spengono 2 stelle e ne nasce una maggiore. Voi ridete, ma Paladrian, che è già arrivato in fondo al percorso che inizia, sa che non è falso. Comunque, beh, Beatrice poi sposerà un altro. Dante è promesso sposa a Gemma di Manetto Donati e una famiglia guelfa ma nemica. Allora, i guelfi, Firenze è divisa in quel momento tra ghibellini e guelfi. Durante la lettura vi spiegherò. I guelfi, che sono la parte filopapale, sono divisi in guelfi neri e guelfi bianchi. I guelfi neri sono molto pro-papali, perché sono i banchieri del Papa. I guelfi bianchi sono a favore del Papa rispetto, diciamo, a una visione più imperialista, ma non sono così tanto a favore del Papa. Dicono Firenze deve essere libera, no? Mentre per i guelfi neri il Papa doveva avere ingerenze su Firenze, perché insomma erano i banchieri del Papa. Però è significativo questo, ricordatevelo, perché Dante, poi sappiate questo, che sposa una che è della famiglia guelfa ma nera. Dante è un guelfo bianco. A 16 anni muore il padre e diventa capofamiglia, no? Anche questo è un dato importante. A 16 anni Dante è orfano. E incomincia la poesia, incominciano le amicizie, in particolare con Guido Cavalcanti, che è il poeta più grande dell'epoca. Nel 1283 incontra Beatrice per la seconda volta, perché il fatto Dante e Beatrice non si potevano vedere, si vedevano in chiesa qualche volta, no? E questo incontro è molto importante, Dante lo sottolinea molto in Vita Nova, e è bello perché questa volta è lei che saluta lui. No, e in quel momento, dall'altra parte della strada, a distanza, sempre così, ma in quel momento era come dirgli: io ti conosco, ti voglio bene, no? E Dante ovviamente questo incontro lo lascia KO. Nell'85 Dante si sposa, avrà 4 figli, una, la figlia Antonia, più avanti si farà suora e prenderà il nome di Beatrice, no? Ne parleremo più avanti. Nell'87 a Bologna, perché si dedica agli studi, ha avuto l'eredità della famiglia, ha anche i benefici della famiglia, per cui si dedica agli studi, e incomincia una parte della vita di Dante che dice: Dante non è solo un poeta che fa poesie così alle ragazzine, no, Dante va in guerra. Perché lì la guerra in quel tempo, avete visto la mappa, era la costante, quello che era strano era la pace, no? Allora, i guelfi di Firenze devono sconfiggere i ghibellini di Arezzo, allora va in guerra e Dante è feditore a cavallo, cioè la prima linea. Dante è un poeta, un letterato, in prima linea a cavallo in guerra. E vincono. E quindi Dante, e poi partecipa anche a un assedio di Pisa, non è sempre in guerra, e quindi Dante viene riconosciuto anche come uomo valoroso. Aveva anche degli acciacchi di salute, però andiamo avanti. Muore il padre di Beatrice, non posso dire molto, però è importante. Vabbè. E poi nel 1290 muore Beatrice. Beatrice è coetanea di Dante, di qualche mese più giovane di lui, no? E Dante, muore Beatrice, e Dante entra in una crisi pazzesca e letteralmente vuole morire, no? Non mangia, piange, e si apre una fase che a posteriori viene giudicata di traviamento. Allora, questo traviamento non è mai del tutto chiaro che traviamento è, ma è chiaro che Dante dà di questo traviamento un giudizio morale negativo, no? Che non vuol dire che abbia fatto chissà che stupidaggini, ma nel suo cuore, no, è una fase negativa, moralmente negativa.
sta per 3 anni in crisi, no? Poi incomincia a andare a scuola, nelle scuole degli religiosi, per sentire le disputazioni degli filosofanti, e va dai domenicani in Santa Maria Novella, dai francescani in Santa Croce e probabilmente anche dagli agostiniani in Santo Spirito, 3 chiese di Firenze. E questo è da sottolineare, perché come fa un laico a partecipare alle scuole dei religiosi in quel tempo, dove la scuola era, cioè la cultura era dei religiosi? Ci sono già studi avanzati, è un ambito nuovo degli studi molto interessante, però Dante ha accesso a delle informazioni e ancora oggi uno dice wow, no? Come ha fatto lui a partecipare a questi incontri? Perché appunto gli studiosi erano i religiosi, no? San Tommaso, San Bonaventura, i domenicani, i francescani, non i laici. Comunque, questa fase lo aiuta a riprendere gli studi, studia di nuovo Cicerone, studiano altri, e lui riprende un po' di animo con questi studi. Avviene dagli studi filosofici e teologici una rinascita spirituale, no? E incomincia a rileggere la propria vita alla luce di questa esperienza, e allora da questa lettura scrive Vita Nova, che praticamente è la rielaborazione di Dante della sua vita. Papa, nell'udienza del mercoledì, ha sottolineato quanto è importante per il discernimento il saper rileggere la propria vita. No? Dante fa questo, rilegge la propria vita. E scopre, e cosa scopre? Quindi, scopre 2 cose bellissime, io non posso non dirvele, o meglio, scopre una cosa importantissima. Che cos'è l'amore? No? Perché Dante dice che questo che mi è successo è una cosa incredibile. No? Ma che cosa mi è successo? Che cosa vuol dire che ero innamorato di Beatrice? Perché poi fa esperienze di altri amori che non sono come quelle di Beatrice. E lì dice 2 cose bellissime sull'amore che non riesco a non dirvele, che come faccio io a distinguere un amore autentico da uno che non è amore? E lui dice, qua l'amore di Beatrice sempre andava insieme col fedele consiglio della ragione. Era un amore pieno di ragione. E secondo, che quando vedeva Beatrice, quando pensava a Beatrice, quando aveva nel cuore Beatrice, no? Aveva in lui una fiamma di carità che lo disponeva a perdonare a chiunque l'avesse offeso per la speranza di salvezza che Beatrice generava in lui. Ragione e perdono, no? Poi è bellissimo come lo scrive lui, però vabbè. E questo incontro gli apre proprio una vita nuova. Nella vita nuova parla di questa vita nuova, parla di un certo traviamento anche lì che incomincia perché Beatrice è morta, allora lui vede un'altra che è carina, che gli fa gli occhi dolci, eccetera, eccetera, ma poi ha una visione di Beatrice. Ha una visione di Beatrice in cielo e quindi alla fine di Vita Nuova scrive. Appresso questo sonetto, perché aveva scritto un sonetto, apparve a me una mirabile visione, nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, sì come ella sa e veracemente, sì che se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicere di lei quello che mai non fu detto da alcuna. E poi piaccia a colui che sire della cortesia che la mia anima se ne possa gira a vedere la gloria della sua, cioè di quella benedetta, la quale gloriosamente mira nella faccia di colui cui est per omnia secula benedictus. Dante dice che, avendo questa visione, non scriverò più niente di lei, perché prima scriveva poesie, cioè Vita Nuova l'ha scritto per lei, fino a che io non posso dire qualcosa che nessuno ha mai scritto per una donna. 1294. Allora, riprendendosi dalla crisi, riprende anche la voglia della passione, della vita pubblica, perché lui vuole fare del bene alla sua città, no? Lui si vede coinvolto nel bene della sua città e in poco tempo arriva, fa una scalata e arriva al massimo organo del governo, che sono i priori.
c'erano vari organi, i priori duravano in carica solo 6 mesi. E quando lui è al governo deve prendere delle decisioni dure, perché già i Guelfi avevano esiliato tutti i ghibellini dalla città, no? Ed erano loro a governare. Ma tra Guelfi bianchi e Guelfi neri non andavano d'accordo. Allora, dopo una lite, devono prendere la decisione di che cosa fare. E lui firma la decisione di mandare in esilio al confino sia suoi amici che suoi nemici. Tra i suoi amici Guido Cavalcanti. Tra i suoi amici, nemici, Corso Donati, che poi vedremo, la famiglia Donati nella commedia, ci sono 3 fratelli, Corso all'inferno, Piccarda è al paradiso e l'altro come si chiama? E un altro nel purgatorio, un altro che era molto amico di Dante. No? E come si chiama questo? Corso, Piccarda? Ma comunque lo vedremo. E Corso era tremendo, è uno degli uomini più feroci di quel momento. No? E lui lo manda, è tra quelli che firma e lui si fa nemici tutti. Ma inoltre il Papa, che vuole avere ingerenze, chiede a Firenze varie cose, per esempio di ottenere il vicariato della Toscana, ma Dante firma che no, non è d'accordo, no? Non vuole che il Papa sia il capo della Toscana. Ma, e si oppone inoltre alla richiesta di Bonifacio VIII, che era il Papa di quel momento, di inviare cavalieri per una spedizione contro Margherita Aldobrandeschi. No? Aldobrandeschi, no? Noi siamo in via degli Aldobrandeschi. E però non vuole, perché è un golfo bianco. E il Papa se la lega al dito. Se la lega al dito. E ad ottobre Dante del 1301, okay, siamo nel 1301, ad ottobre viene mandato a Roma come ambasciatore presso Bonifacio VIII, no? Perché lui era nel governo, in quel momento già non era priore ed è ambasciatore. Una cosa che sapeva fare bene Dante, parlare, no? Parlare aulicamente e Dante è anche maestro di parolacce, perché si scambiava Forese Donati. Perché con Forese, che era suo amico, si scambiavano poesie volgari, volgari nel senso letterale del termine, cioè, no, nel senso attuale del termine, cioè di parolacce, della moglie di uno contro l'altro. No? Allora, sono i sirventesi, no? I sirventesi. Allora, esperto anche. Allora, sa parlare Dante. Comunque, arrivano 3 da Bonifacio VIII, ah, tutto bene, rimane via 2, e Dante viene trattenuto a Roma. Viene trattenuto a Roma. Nel frattempo, mentre Dante è a Roma, Papa chiama l'aiuto dei francesi, parentesi, la Francia è nemica dell'impero cristiano, perché il Papa incorona l'imperatore del sacro romano impero, ma in quel momento la Francia è forte e dà soldi, per cui il Papa è diventato filo francese. Allora chiede, ovviamente la Francia se ne approfitta, comunque chiede a Carlo di Valois di aiutarlo. Carlo entra a Firenze e con lui i neri esiliati e prendono il potere, e ovviamente lì sempre succede tanta gente, e mettono in fuga gli altri. E per cui da lì il Papa prende il potere di Firenze ed esilia i bianchi e Dante è fuori Firenze, non può difendersi, non può dire niente. Dante non entrerà mai più a Firenze, 1301. È condannato in contumacia, cioè senza la possibilità di difendersi, gli confiscono i beni. Perché i figli e la moglie non vengono uccisi o esiliati? Perché la moglie è della famiglia dei neri. Quindi, per questioni familiari, Dante è di un'altra parte, sta fuori, ma i figli e la moglie si salvano perché sono parenti dei neri. Comunque è condannato a morte. In questo tempo poi sempre si offrono armistizi, si offrono possibilità di rientrare, bastava che tu pagavi e che dicevi che eri cattivo, no? Perché comunque servivano braccia per la guerra, no? Allora, lo accusano Dante di baratteria, cioè di corruzione politica, no? Che Dante questo ce l'ha proprio in orrore, e a posizione al pontefice e altro, ed è condannato a pagare una multa molto grande e all'interdizione a vita dagli uffici pubblici. E
e Dante non si presenta perché dice che è innocente, quindi viene condannato al rogo. E da qui susseguono una serie di alleanze fuori toscane tra ghibellini e guelfi bianchi per poter rientrare in Firenze. Sempre saranno sconfitti, anzi l'ultima io la passo, e l'ultima Dante stesso dirà: voi siete matti, non funziona. Infatti, e si allontanerà dai suoi guelfi bianchi e verranno sconfitti malamente, e già Dante rimarrà solo. Nel 1303 muore Bonifacio VIII, qui è l'altro attacco del 1304, si perdono tutte le speranze e Dante decise di lasciare la Toscana, perché fino a quel momento pensava di poter tornare. Si susseguiranno momenti in cui c'è speranza di tornare e questa speranza sempre si rompe, sia per problemi di Firenze, sia perché arriva l'imperatore, sia per aiuti esterni, sia per, poi più avanti, per meriti letterari, no? Che pensa di poter entrare a Firenze. Tutte le speranze saranno sempre vane, nella commedia si vedranno, e Dante rimarrà sempre fuori. Ovviamente da quel 1301 non può vedere la famiglia, no? E dal giorno alla notte è nulla tenente, ricercato in territorio nemico. No, questo l'esilio di Dante non è solo un esilio a non posso entrare in Firenze, è che lui ha perso tutto: amici, protezioni, soldi, possibilità, ha perso tutto. No? Da essere il presidente del consiglio a essere nulla tenente e dover cercare da mangiare. E questo nella commedia si vedrà, che Dante avrà dovuto mendicare il pane per poter sopravvivere. Ovviamente, essendo un uomo di cultura, trova qualcuno che gli dà una mano, ma non è facile perché appunto ha tanti nemici. E incomincia a girare in Veneto, a Treviso, Padova, incontra Giotto. 1307 si dice che inizia a scrivere lì la commedia. In verità c'è qualche dubbio, perché forse aveva incominciato prima a scrivere i primi canti, però sappiate, nel 1309 l'inferno è terminato. Le speranze, tra il 10 e il 13 scrive il Purgatorio, nel 1315 Dante a Verona, da Can Grande della Scala, inizia a scrivere il Paradiso. A Verona passa tempi buoni e pubblica ufficialmente le prime due cantiche. Qui Firenze offre appunto un'altra amnistia, Dante rifiuta, c'è una bellissima lettera di Dante a un suo direttore spirituale, a un frate, un padre, non l'ho messa qui perché non c'è tempo, di come lui rifiuta di dire io non pago coloro che dovrebbero pagare me, no? Qualcosa del genere, però bella, proprio bella. Ovviamente rifiuta e quindi cosa succede? Vengono esiliati i figli, no? E quindi può rivedere i figli, però perché vengono esiliati. 1318 a Ravenna, e lì trova stabilità. Lì trova stabilità da Guido da Polenta, che lo tratta bene, e Dante diventa un ambasciatore di Guido. Scrive l'ultima parte del Paradiso, nel 1321 va a Venezia per un'ambasceria e di ritorno si ammala di malaria e muore a Ravenna tra il 13 e il 14 settembre. No? Cosa aveva chiesto lui? Di scrivere ciò che nessun altro aveva mai scritto per una donna. Nel 19 finisce il Paradiso, nel 21 muore. Poi no. Insomma, è questo. Nel mezzo del cammin di nostra vita, 35 anni, perché secondo il Salmo 89 gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti. Nel mezzo del cammin di nostra vita, a 35 anni, 1300, primo giubileo dell'era cristiana indetto da Bonifacio VIII. No? Mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Dante, ovviamente nella vita abbiamo visto era il 1301, ma lui lo colloca nel 1300, fa una cosa simbolica, giubileo, dice
questa selva oscura, la diritta via era smarrita, aveva perso tutto, aveva perso Beatrice, aveva capito che l'amore carnale non era tutto, si era dato alla politica e ha fatto l'esperienza che anche provare a fare del bene alle persone può essere davvero duro, può fare danno a se stessi, no? Ecco, questa selva oscura, no? Questo esilio, questo è quello che ha nel cuore Dante quando scrive questi versi, no? La diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Tanto è amara che poco più è morte. Ma per trattare del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vi scorte. In questa selva oscura Dante vede delle altre cose e vuole trattare il bene che ha trovato. No? Nel perdere l'amore, nell'essere esiliato, Dante vuole parlare del bene che ha trovato. E io qui vorrei solo farvi vedere che per i primi 5 versetti ci sono 2 pagine di commento e questa è una versione sintetica. E insomma, capite che uno deve scegliere che cosa dire, no? Questo mi dà fastidio. Ok. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Dante dice, io spero che possiate seguire in qualche testo, poi vi darò dei consigli sui testi. Dante dice, io non so come mi sono trovato in questa selva oscura. E parla di un sonno. No? E vi do solo come spunto, a voi che lo vedete, purtroppo non posso farlo vedere a casa, ma l'Angelus di Papa Francesco del 6 marzo di quest'anno, del 2022, e lui parla proprio che non bisogna cadere in quel sonno della coscienza che fa dire ma in fondo non è grave, fanno tutti così. Dante probabilmente si trova in un sonno, in un sonno della coscienza, nel quale già non sa più cos'è bene o male. No? Nel quale forse ha fatto anche del male, forse si rende conto che non è che gli è successo tutto perché lui era il più buono, no? Comunque. Ma poi che io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta. Ecco che Dante incomincia a dire più o meno dov'è. È al piede di un colle. Al piede di un colle dove termina una valle dove c'era una selva oscura che l'aveva riempito di paura, ma guardando in alto vede i primi raggi di luce dell'alba che sorge dietro al colle, che sorge dietro al colle. Allora, qui io avevo messo una cosa perché qualcosa qui, sì, ok. Questo lo spiegherò poi, però devo anticipare qualcosa, solo che qui si apre un mondo. In questo momento Dante si trova a Gerusalemme, ovviamente nella finzione letteraria, no? Okay. In una valle, in una selva. No? Questa selva è la Genna, è la valle che c'è fra Gerusalemme e il Monte degli Ulivi. E lui vede l'alba, dove sarebbe? A est, per cui lui dalla valle sta guardando verso il Monte degli Ulivi. No? E solo, sì, ve lo anticipo già perché è così, il viaggio ha una data precisa. Il viaggio ha una data precisa. Inizia la notte tra il 7 e l'8 aprile, giovedì santo. Giovedì santo del primo giubileo dell'era cristiana. E nel giovedì santo lui si trova al piedi del Monte degli Ulivi in una selva oscura. Poi ci ritorniamo. Ci ritorneremo. Se, no, questo dopo. Ok.
Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del Corm era durata la notte chi passai con tanta pita. Lui passa la notte in questa selva oscura, vede i raggi della luce e si rinfranca, dice, ah, ce la posso fare, a salire il monte. Ovviamente tutto è simbolico, no? Qui il monte con la luce. E come quei che con lena affannata, uscito fuori del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirarlo passo, che non lasciò giammai persona viva. E qui fa bellissima la similitudine del naufrago e del mare, che sarà presente in tutta la commedia, l'immagine del mare, tutta la commedia sarà trasversalmente toccata da questa immagine. No? Lui è un naufrago che per miracolo si salva, arriva sulla spiaggia, fa i primi passi, no? Così affannato, e guarda indietro il mare per dire wow, da cosa sono scappato, no? Da cosa sono scappato. Questa è l'immagine. Ovviamente, vedete, cioè, i sei versetti ha fatto una cosa spettacolare, invece per spiegarlo bisogna usare. Comunque, questo passo che è il peccato, no? Perché lui ha lasciato la verace via, si è messo nel peccato, no? Che non lasciò già mai persona viva, perché il peccato porta alla morte. Poiché hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piè fermo sempre al più basso incomincia a salire. Ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che fui per ritornare più volte volto. Ecco, lui incomincia a salire e subito all'inizio della salita una bestia, una lonza. La lonza, se uno va su Google e cerca lonza, gli appaia. quelli che ascoltano non possono vedere, però è bellissima, era una cosa da far ridere. Gli appare una lonza di suino, no? Però no, la lonza è questo felino, una pantera, insomma, questa è la lonza, da qui in aula la possono vedere sullo schermo, gli appare questo animale che simboleggia la lussuria, no? E non lo lascia salire. Però non è morta la speranza. Tempera dal principio del mattino, il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Cioè, dato che era mattino, sorgeva la luce, no? C'era speranza. Qui continua. Sì, ca bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Cioè, dato che si alzava il sole ed era primavera, lui diceva, avevo speranza che con la luce del sole, col fatto che è una bella stagione, questo animale se ne andasse, io riuscissi a passare, ci avevo ancora un po' di speranza. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Un leone, ecco che appare un leone, immagine della superbia. No, questo io non devo andare un po' rapido perché già è tardi, però poi vi dico quale commedia usare per le note. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. No, questo leone, come già è un po' più serio della lonza, no? Questo c'ha fame. No? E l'aria trema per questo leone. Ma non è tutto. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già vivere grame. No? Arriva una lupa magra. No? La lupa è simbolo della cupidigia. La cupidigia è la cosa peggiore al mondo per Dante, poi lo vedremo. Questa, ovviamente la lupa è anche simbolo di Roma, questo lo devo dire subito, ma poi della Roma governata dal Papa, okay. Dal Papa col potere temporale. Okay. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura cuscia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. No? Dante perde la speranza di salire. E qual è quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace. No, è come l'avaro che
raccoglie, che come si, accumula beni. Ma poi arriva qualcosa che perde tutto, no? Classica storia, e quindi si dispera e piange, si rattrista. Ecco, questo è Dante, no? Questo è Dante, che è lì, che dice: ho perso tutto quello che pensavo di aver acquistato. E che venendomi incontro poco poco mi ripigneva là dove il sol tace, no? La lupa rispinge Dante nella valle del peccato, dove il sol tace. Qui sottolineo, perché è importante, che Dante vuole fare tutto da solo. Dante non sta facendo nessuna preghiera a nessuno. Io salgo il monte, io me la cavo. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi fu offerto chi per lungo silenzio parea fuoco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sia, o d'ombra o d'uomo certo. Allora appare un fantasma. E Dante dice: pietà di me, no? Pietà di me, che tu sia un uomo o un fantasma, pietà di me. Miserere di me. Questa sarà l'unica citazione biblica in tutto l'inferno, perché non siamo ancora nell'inferno, ma siamo fuori dall'inferno. Allusione biblica è tutta un'allusione biblica, io non sto qui a sottolineare tutto, però citazione, miserere di me. Risposemi: non omo, omo già fui, e i parenti miei furono lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancora che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Lion fu combusto. Praticamente, cosa dice? Sono Virgilio, no? Quello che sono Virgilio. Dante non sempre presenta i personaggi così, no? Non dice mai queste, no? Ok, lui è Virgilio, no? Quello che ha vissuto sotto Augusto e ha scritto di Enea. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? E lo prende in giro qui perché lo sapeva benissimo, no? Perché torni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Qui c'è, cioè, ironico il Virgilio, no? Mette il dito nella piaga. Or se tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi io lui con vergognosa fronte, no? Lui col viso chino, no? Con lo sguardo in basso. O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercarlo tuo volume. Tu sei il mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. No? Quindi dice: ah, Virgilio, ma tu sei tutto per me. E guardate che non lo dice tanto per dire, ma molti passi della commedia sono letteralmente versetti della Eneade tradotti dal latino all'italiano. Letteralmente, no? Perché davvero, cioè, è Virgilio la base poetica di Dante. Non solo, però, nelle note a volte trovate proprio queste cose. Comunque, vedi la bestia per cui io mi volsi? Aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. No? Cioè, è per quello che non salgo, perché c'è sta bestia. A te conviene tenere altro viaggio. Rispose, poi che lagrimar mi vede. Dante sta piangendo, no? Ha paura, sta piangendo, e Virgilio dice: no, te non salirai il monte, a te conviene un altro viaggio. Se vuoi campare d'este loco selvaggio, se vuoi, no? Sempre se vuoi sopravvivere a questo luogo, no? Se è tua volontà farlo, devi avere un altro viaggio. Che questa bestia, per la quale tu gride, non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che lo uccide. No? La cupidigia non lascia passare nessuno. Se ti prende, sei morto. E a natura sì malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. E la cupidigia, quando ha quello che ottiene, ha più fame ancora di prima. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, finché il veltro verrà, che la farà morire con doglia. Qui c'è una profezia. Dante dà delle profezie. Alcune sono molto chiare, sono profezie post factum, per cui, altre davvero, cioè,
sono oscure. Questa è una delle più oscure, per cui io leggo e vado avanti, perché tanto è inutile spiegare, perché nessuno si mette d'accordo su cosa vuol dire. Probabilmente lui si riferisce all'imperatore, che ha la speranza che venga l'imperatore a liberare le cose, però non è chiaro in questo passo. Questi, il veltro è il cane da caccia, no? Che quindi fa morire la lupa, no? Questi non ciberà terra né peltro, no? Cioè non avrà voglia né di terre né di soldi, no? Ma sapienza, amore e virtute. E sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, e Urialo e Turno e Niso di Ferute. No? Dice, e sarà, come si chiama? E sarà la salvezza dell'Italia, per cui morirono questi personaggi di cui io ho parlato nell'Eneide. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno la onda invidia prima di partirla. No, questi la vincerà e la ributterà nell'inferno. Ond'io, per lo tuo me, penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per luogo eterno. Allora, quindi, se tu vuoi, io per il tuo meglio ti faccio di guida e ti porto per il luogo eterno. Ove udrai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che la seconda morte ciascun grida, l'inferno, e vedrai coloro che sono contenti nel fuoco perché sperano di venire quando che sia le beate genti, il purgatorio, no? Strida, credo che si capiscano questi versi, no? Soprattutto se li leggete. Alle quali, cioè alle beate genti, poi se tu vorrai salire, anima fia ciò più degna, di me più degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che la su regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si venga. Allora, poi se vuoi salire più in alto, ci sarà un'altra guida al mio posto, perché io non posso andare in paradiso perché non sono battezzato. No? Questo è quello che dice. In tutte le parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui chi vi elegge. No? Nel cielo ha il suo seggio, e qui con un po' di malinconia Virgilio dice felice colui che può andare in cielo, poi capite perché la malinconia. E io lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dov'or dicesti, sì che io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allora si mosse e io li tenni dietro. No, Dante dice, bene poeta, no, vai avanti, io ti seguo e portami da questi qui. Accidenti. Andiamo veloci sul secondo canto, perché sono un tutt'uno questi due canti, e questo è l'introduzione. Il canto primo è un canto dove si dovrebbe dire, beh, non si può fare tutto, qui vabbè, torno indietro solo per cambiare cose. Lo giorno se n'andava, 8 aprile 1300, primavera, venerdì santo del primo giubileo cristiano, sembra. Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, e io sol uno m'apparecchiava a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. E dice, mentre camminano tutto il giorno, già le bestie un po' stanno andando alle loro tane, e dice, io mi stavo preparando a sostenere la guerra, sia la guerra del cammino che devo trovare, sia della pietà, no? E questa la canterà la memoria, che è la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate, no? Un'invocazione alle muse, e dice, qui mente vedremo di cosa sei capace. Io cominciai, e qui cambia tutto Dante rispetto a quello che abbiamo appena letto prima. Poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. No? Virgilio, controlla bene se io ho la forza per entrare qui. No? Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. No? Tu dici che Enea è sceso agli inferi ed è andato col suo corpo. Però, se,
Nella commedia, quando c'è però, vuol dire perciò, sempre. No? Non è un avversativo, è quindi, no? Perciò. No? Però, perciò, se l'avversario d'ogni male cortese i fu, pensando l'alto effetto uscir dovea di lui, e il chi e il quale non pare indegno ad uomo d'intelletto. Qui dice, e ne è andato col corpo. Ma se il demonio l'ha lasciato passare, beh, forse era perché, insomma, cioè, Enea era Enea, no? Non era mica il primo che passava, no? E spiega perché. Che fu dell'alma Roma e del suo impero nell'empire o ciel per padre eletto. Perché? Perché nel cielo avevano già deciso che Enea doveva fondare l'impero, no? Romano, doveva fondare Roma, e Roma è il luogo prescelto da Dio perché ci sia la Chiesa, ci sia il Papa, no? Allora, insomma, non è tutta una cosa assurda che Enea vada all'inferno, no? Qui continua, la quale e il quale, Roma e Enea, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo un siede successore del Maggior Piero, no? Dice, chiaro, Roma doveva diventare Roma per volere divino, e lui va all'inferno. Ma per questa andata onde li dai tu vanto, intese cose che furono cagione di sua vittoria del papale ammanto. Cioè, ed è andato lì perché? Perché lì ha potuto sapere cose che gli hanno permesso di fare quello che doveva fare. Per cui ha senso che è andato lì. Andovvi poi lo vas d'elezione, San Paolo, no? Va in cielo. Per carne conforto a quella fede che principio la via di salvazione. Chiaro, San Paolo è salito su in cielo perché doveva far nascere tutta la trasmissione della fede, insomma, ha senso, no? Ma io, perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri il crede. No? Dice, ma e io chi sono? Guarda che non c'è nessuno qui che pensa che io abbia qualche merito perché potessi fare questa roba qui, no? Io non so niente, no? Perché se del venire io mi abbandono, temo che la venuta non sia folle. Dice, ho paura che io abbandonarmi a questa impresa sia una sciocchezza. E sottolineo qui questa parola folle. Per chi perseverà nel cammino capirà l'importanza di questa follia. No? Di questa follia, folle. Se savio, intendi me che io non ragiono. No? Dante di nuovo preso dalla paura. E qual è quei che disvuol ciò che volle e per nuovi pensieri cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quell'oscura costa, perché pensando consumai la impresa che fu nel cominciar tanto tosta. Dice, avevo iniziato così bene, ma poi ci ho pensato e adesso non voglio più ciò che volevo e ho cambiato idea di quello che volevo. Mi sono tolto tutto, no? Bellissimi questi versi. Virgilio qui è bene. Sì, ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltà di offesa. No? Se ho capito bene, sei un codardo. No? Così, no? Sei un codardo. La qual, la codardia, la pusillanimità, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso vedere bestia quand'ombra, no? Dice, questa pusillanimità cosa fa? Fa che l'uomo abbia paura del niente, no? Come quando nell'ombra pensi di vedere una bestia e invece non c'è niente. No? Da questa tema a ciò che tu ti solve, dirotti per chi io venni e quel che io intesi nel primo punto che di te mi dolve. No? Allora, guarda, per star tranquillo ti spiego perché sono venuto. Io era tra coloro che sono sospesi. Virgilio era nel limbo. Lo vedremo più avanti, non mi dilungo. Però non battezzato, non cattivo, è nel limbo. E donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantoana, di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio, non dell'avventura,
nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che voltè per paura. No? Allora, arriva questa donna e dice: oh Virgilio, no? Che la tua fama durerà quanto dura il mondo. No? Il mio amico, non di un'avventura, ma un amico vero, no? E è nella spiaggia, e in questa salita che stava facendo, ed è volto indietro, si è voltato indietro per paura, perché aveva visto la bestia, no? La lupa. E temo che non sia già si smarrito, che io mi sia tardi a soccorso levata, per quel che io ho di lui nel cielo udito. No? Guarda, il mio amico è lì che sta male, io forse sono già in ritardo per quello che ho detto. Or muovi, e con la tua parola ornata e con ciò che mestieri al suo campare, l'aiuta sì che ne sia consolata. No? È tardi, dai, vai a aiutarlo con la tua parola perché io ne sia consolata. No? Questo, bellissimi questi versi. Io son Beatrice, che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar disio. No? Sono in paradiso e voglio tornare da là. Amor mi mosse che mi fa parlare. No? Per amore io vengo e ti chiedo questo. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a Lui. No? Come ricompensa parlerò bene di te al Signore. Tacette allora e poi comincia io. O donna di virtù, sola per cui l'umana spezie eccede ogni contento di quel ciel che minor li cerchi sui. Qui Beatrice raffigura da subito la sapienza, no? Quindi donna di virtù, la virtù. La sapienza, sola, cioè solo per la sapienza l'umana specie può andare oltre a ciò che è contenuto dal cielo minore, che è il cielo della luna. Cioè, solo per la sapienza l'uomo può trascendere se stesso, no? Perché può andare in cielo, no? E che questo lo spiego, perché non c'è tempo oggi, vedete, però lo spiegherò più avanti, no? Ok, il cielo della luna, vedendo il cosmo di Dante, si vede che al centro del cosmo c'è la Terra, il primo cielo, il più piccolo, è la Luna, ok? La Terra è dentro il cielo, per cui la sapienza ci porta a eccedere ogni contento, cioè andare oltre tutto ciò che è contenuto da questo cielo, cioè tutto il cielo, eccetera, eccetera. Ok, per capire questi versi. Bellissimo questo per i religiosi, sarebbe una frase da tenere a mente spesso. No, o donna di virtù, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse me tardi. No? Se rispondessimo così al superiore, ma io non so voi, non è sempre facile, non è sempre facile. Più non te duo aprirmi il tuo talento, no? Non mi devi di più dire niente, ho già capito tutto. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scendere qua giuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Perché il limbo in questa costruzione di Dante, il limbo si trova all'inizio dell'inferno. No? Non è inferno, ma è nel luogo dell'inferno. No? Okay. Per cui Beatrice scende al limbo che è nell'inferno e Virgilio dice: ma come mai tu non hai paura di venire qui, no? Cioè, per te dal cielo venire qui è una cosa tremenda, no? Come mai? Da che tu vuoi saper cotanto adentro, dirotti brevemente, mi rispose, per chi non temo di venire qua entro, non ti dico perché non ho paura di venire qui. Temersi dee di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male. Dell'altre no, che non sono paurose, no? Io devo temere ciò che mi può fare del male. Se qualcosa non mi fa del male, non la devo temere. Io sono fatta da Dio, sua mercè, tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Dice, io sono fatta da Dio già in una forma tale che tutto quello che c'è qui non mi tocca, non mi può fare del male. Questa è la prima spiegazione, no? Non ho paura di venire qui per questo, ma perché poi è scesa? Donna
e gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento, ovvio ti mando, sì che duro giudicio lassù si frange. C'è una donna nel cielo che ha compassione della situazione di Dante. E questa compassione nel cielo di questa donna infrange il giudizio. Ferma il giudizio giusto su un peccatore. Questa donna gentile, no? Chiese Lucia in suo dimando e disse: ora bisogna il tuo fedele di te e io te lo raccomando. Dante era come si chiama? Devoto a Santa Lucia. Allora lì mette. Allora, questa donna gentile, ovviamente la Madonna, no? Dice a Santa Lucia: guarda che il tuo fedele c'ha bisogno, no? Vai, vai che ti mando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove era, che mi sedea con l'antica Rachele. Lucia viene da me, disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amo tanto, cuscì per te della volgare schiera, no? Perché, Beatrice, ma cosa fai? Non vai da Dante, che per te è uscito dalla schiera volgare con i suoi sonetti e poesie bellissime? Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non ha vanto? No, dice, ma non vedi che sta piangendo e che sta combattendo contro le passioni, no? Quello del mare cos'era? Del quale che neanche il mare è più terribile di queste passioni. Mare, ricordatevi, mare, Dante, naufrago che si salva dal mare, no? All'ultimo, no? Questo mare di passioni. Al mondo non fur mai persone ratte a farlo pro o a fuggir lor danno, com'io dopo cotai parole fatte. Allora non c'è mai stato nessuno che ha risposto così velocemente per fare quello che bisogna fare. Venni qua giù del mio beato scanno fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te e quei cudito l'hanno, no? Vengo qui perché mi fido di te. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto, no? Anche lei piange e quindi Virgilio si sente spinto a venire più svelto. E venni a te così come la volse, dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. No? E quindi sono venuto a te. Dunque, no? Che? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che t'hai tre donne benedette, curan di te nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette? No? Bellissimo, no? Virgilio aveva detto: ti spiego perché non devi temere. Conclude dicendo: ma scusami, ma di cosa devi aver paura? C'hai tre donne nel cielo che pensano solo a te, la Madonna, Santa Lucia e la tua Beatrice. E io, che sono il tuo autore, il tuo poeta, eccetera, eccetera, che te lo assicuro, che ti parlo bene, che te lo assicuro, che cosa devi temere? No? Quali fioretti del notturno gelo, chinati e chiusi, poi che il sol imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di mia virtute stanca e tanto buono ardire al cor mi corse che cominciai come persona franca. No? L'immagine di questi fiori tutti chiusi, del freddo arriva il sole che si aprono, Dante si sente in forza. O pietosa colei che mi soccorse e te cubidisti tosto alle vere parole che ti porse. No? Tu mai con desiderio il cor disposto sì al venir con le parole tue, ch'io son tornato nel primo proposto. No? Dice, Virgilio, mi hai convinto? Sono di nuovo pronto per partire. Sottolineo una parola qui. Tu mai con desiderio il cor disposto. Desiderio. Tutto nella commedia è determinato dal desiderio. E non dico più niente, perché se volete capire questo, prendete l'udienza del Papa, credo del 12 ottobre, poco fa ha fatto un'udienza sul discernimento, sul desiderio. Lì spiega tutto, non nomina Dante, ma lì spiega il desiderio e tutto quello che Dante, che il Papa spiega lì, è praticamente la vita della commedia. No? È tutto il desiderio, è il desiderio che ti muove. Noi, padre, abbiamo avuto la
l'omelia del padre Celso a Termini, che ha parlato del desiderio, è la stessa cosa. Or va con sol volere ed ambedue, no? Va che ormai il mio volere è unito al tuo. Tu duca, tu signore e tu maestro. Così gli dissi, e poi che mosso fu, entrai per lo cammino alto e silvestro. Qui finiscono questi due canti, ci sarebbero cose da dire a non finire. E come vedete, io voglio fare un'opzione di una lettura, perché sia una lettura, un primo approccio. Se avete domande, sì, alzate la mano, chiarisco punti, così. Oggi c'era anche l'introduzione, per cui... Sì, una domanda. Sulla vita di Dante. Sì. Cioè, non ho capito. Cioè, lui si era sposato con una donata, Gemma Donati. Gemma Donati, ma poi lei spiegando ha detto che ha avuto altre donne. Cioè... No. Cioè, sono... qui appunto, qui sarebbe proprio da un'introduzione. Siamo in un momento storico dell'amor cortese, quindi la donna è un angelo caduto in terra a miracolo mostrare, no? Per cui ci sono quegli amori che non si consumano mai, ma sono di ispirazione. Il matrimonio da una parte è un'istituzione sacrosantissima che non si mette in discussione. Mi sposo, ovviamente molti matrimoni combinati, eccetera, eccetera, ma il matrimonio è il matrimonio. Dante ha quattro figli, cioè matrimonio è matrimonio. Ma la musa ispiratrice, la donna che ti porta in alto, ecco, quella può essere un'altra, no? E allora queste poesie che parlano. Allora, Dante, che alla fine è il padre del Dulcis in Novo, cioè lui stesso scrive Dulcis in Novo, cioè, e nella commedia nomina questo stile Dulcis in Novo, è da contare che però, per esempio, Dante non parla mai delle fattezze fisiche della donna, sono sempre poesie che sottolineano l'aspetto morale della persona. Tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia, quand'ella altrui saluta, con le lingue di ventre mandomute, gli occhi non la discon di guardare. Ella si va sentendosi laudare, eccetera, eccetera. Però non dice mai, è bionda. Mai, mai. E l'unica cosa che può dire sono gli occhi lucenti e il sorriso, smagliante, però questo sorriso che ti riempie di luce. E per cui c'è un'esaltazione mistica della donna che porta a eresie. No? Era il periodo di tutta la poesia dei trovatori francesi, ha dell'origine anche mezze catare, eccetera, eccetera. No? Per cui sono questi amori. Allora, Dante condanna questi amori, e lo vedremo nella commedia, che nonostante non ci sia la consumazione carnale, ma la lussuria che condanna, e anche questa lussuria di traviare il cuore in amori che non sono l'amore vero. Paolo e Francesca. Però lì Paolo e Francesca è anche carnale. Cioè, ma l'amore carnale quello è arrivato con la storia, no? Sì, c'è proprio. C'è proprio una separazione che si vede soprattutto nel purgatorio, dove nella cornice dove si purga il peccato della lussuria, lì praticamente ci sono tutti i letterati. Ma sono letterati che non è che erano dei disgraziati che andavano a meno, da quello che si sa, la difficoltà appunto, ma non è che questa gente andava a donne così, cantava di una donna, allora è un traviamento diverso, no? E allora è per quello che una cosa io sono sposato, incluso fedele a mia moglie, un'altra cosa è che quella ragazza è così bella che mi ispira nel cuore un sentimento di non so che, no? E Beatrice ovviamente lo fa in un modo sommo, però Dante distingue tra l'amore a Beatrice e l'amore alle altre, e l'amore di Beatrice, la grande trasformazione è quello che lui capisce che Beatrice non era altro che uno strumento di Dio affinché lui arrivasse a Dio. E lo anticipo perché tanto non so quanto durerete.
alla fine del paradiso, la cosa incredibile è che Dante a un certo punto si rende conto che si è dimenticato di Beatrice. Perché già nel cammino Beatrice l'ha portato tanto in alto che lui sta già andando e l'unica cosa che lo attrae è Dio. E a un certo punto si volta indietro e dice, ah ma Beatrice è là? No? E dice, ah oh, bellissima Beatrice, così, ma io devo già andare da un'altra parte. Allora, cioè, Beatrice è proprio uno strumento di Dio, no? Però, insomma, bisognerebbe fare tutta un'introduzione appunto sul Medioevo. Introduzione che io non ho fatto, ma allora qui vi segnalo, importante, iscrivetevi a... il cellulare è lì, chiaro che sta registrando. Iscrivetevi al canale Telegram, perché se cambia aula di colpo che non funziona, mannaggia la miseria come questa sera, e cambio aula, lì scrivo abbiamo cambiato aula, o che questa sera non mi sento bene e non ci sarà lettura d'Antis, no? Iscrivetevi al Telegram. Nel sito internet, no? Lì trovate il calendario che terrò aggiornato, lo vedete lì, c'è un link pubblico, c'è anche per metterlo in Outlook, c'è tutto quello che volete. E poi quell'altra cosa che volevo sottolineare è che sempre nel sito trovate dei link a dei materiali molto interessanti. Dante Lab è una cosa meravigliosa, è il verbum della Divina Commedia, no? Ok, entrate, è una cosa meravigliosa. E materiali è un sito che io ho, un secondo sito di materiali dove io raccolgo cose. Lì c'è il suggerimento di quale commedia prendere. Io sto usando la commedia della Chiavacci Leonardi, che io consiglio enormemente. Ma questa la versione, la Chiavacci Leonardi ha due versioni, quella della Zanichelli, che è questa qui, cioè somma, ma prima di questa ha fatto quella della Mondadori, che praticamente è la stessa cosa. Quella della Mondadori è gratuita nel Dante Lab, per cui avete tutte le note che ci sono qui, là, e sono meravigliose le note. E poi ci sono altre cose. E poi un'altra news, il canale Telegram, Franco Nembrini è un professore di Comunione e Liberazione che ha dedicato molto della sua vita a Dante. Bellissimi i commenti che lui ha fatto ormai 7 anni fa per TV2000 sulla commedia. Non è una lettura integrale, ma è bellissima. Lì fa, per esempio, un paio di puntate di introduzione sul Medioevo e su Vita Nova che sono fenomenali. Io consiglio vivamente, consiglio tutto di Franco Nembrini. E lì trovate la playlist con tutti questi incontri che lui ha fatto su TV2000. Ecco, questo era un po' per chiudere. Però sì, venite con una Divina Commedia per seguire la lettura. Oggi siamo andati lunghi sia perché abbiamo iniziato in ritardo, sia perché c'era l'introduzione, siamo andati non solo lunghi, velocissimi. E niente, finiamo perché sennò io resto qui a parlare. Grazie a chi ci ha seguito, ci seguirà. Arrivederci.